Ciao amici, benvenuti su CineTuco e come avrete saputo la settimana scorsa ci ha lasciato Kim Ki-duk, il grandissimo regista sudcoreano che abbiamo deciso di omaggiare scegliendo nella sua vastissima filmografia 5 più 1 film da farvi vedere. Il regista coreano per buona parte della sua vita è stato anche un pittore. È proprio la ricerca di una comunicazione anche solo visiva e non legata semplicemente ai dialoghi con lo spettatore è una delle cifre stilistiche del suo cinema. Il momento in cui nella sua carriera ha reso più evidente anche per il pubblico occidentale, che ha comunque sempre apprezzato le sue opere, l'ha sicuramente toccato nel 2012 quando esce Pietà. Il film è un trattato sul senso di colpa e sull'amore, da un lato materno, dall'altro filiale, nella storia incredibilmente violenta, intrisa di livore anche sociale, di questo ragazzo che viene abbandonato fin da piccolo e diventa praticamente il sanguinarissimo sicario di una banda di strozzini. Tutto il film, dicevo, è estremamente crudo, nonostante i temi trattati siano temi tra virgolette buoni, cioè ripeto, l'amore, il senso di colpa, il ritorno appunto di questa mamma sostanzialmente dal nulla, ma è tutto trattato in maniera molto molto pesante, davvero d'impatto. Ci sono addirittura dei rapporti sessuali che sono dei pugni nello stomaco da un punto di vista visivo, davvero. Tutto questo senso quasi lirico di forte passionalità viene comunque stemperato da un'ironia che diciamo non è comune al cinema di Kim Ki-duk, ma che in questo film serve proprio tra virgolette per sdrammatizzare il forte messaggio lirico che lui vuole trasmettere. Proprio questa ricerca di perfezione anche estetica è già trasmessa dal famosissimo poster che richiama la Pietà di Michelangelo. E l'anno dopo aver vinto addirittura il Leone d'Oro a Venezia col film Pietà, nel 2013 Kim Ki-duk tira fuori un film estremamente strano per la sua filmografia. Il film Mebius del 2013, appunto, ed è praticamente una sorta di rielaborazione di tutti i temi del suo cinema, dal mutismo tra virgolette dei suoi protagonisti. Il film ha pochissime battute, soprattutto per quelli che sono i protagonisti maschili, ma è tutto trattato in maniera molto molto estrema, molto ancora più violenta rispetto ai precedenti film, ma è tutto trattato con una chiave di lettura estremamente grottesca. Pensate che il film ebbe degli enormi problemi di distribuzione persino nel suo paese a causa di scene di evirazione, anche scene quasi di incesto, delle scene dei contenuti sessuali estremamente forti, che però non impedirono al pubblico comunque di apprezzare tantissimo questo film, che ripeto guarda anche con una certa ironia a tutta la sua produzione, quasi fosse una sorta di autoparodia, ecco, ma davvero estremamente riuscita, e anche questa estremamente forte da un punto di vista visivo. E il terzo film che vi consiglio stasera è L'Isola del 2000. Il film è ambientato in questa sorta di villaggio galleggiante in cui le case galleggiano appunto su questo lago e sono tutte isolate l'una dall'altra. I due protagonisti si incontrano, legano sempre più, trasformando la loro solitudine personale in quello che è un rapporto di coppia che è da un lato diciamo salvifico per entrambi, ma mantiene comunque una parte estremamente malata e appunto una sorta di solitudine comune che a un certo punto comincia a essere sempre più incombente nel film. Nonostante gli altri siano anche logisticamente lontani, diventano degli elementi, l'esterno, l'estraneo diventano degli elementi da eliminare e addirittura non il film è estremamente violento. Questa violenza si riversa da parte dei protagonisti proprio su se stessi attraverso dei tentativi addirittura di suicidio molto molto crudi da un punto di vista visivo. C'è la scena del l'amo che lui si conficca in bocca e lei si conficca, diciamo, facendo il pari con l'evirazione maschile che raccontavo prima. Il tutto in un ambiente estremamente idilliaco e silenzioso, in cui il silenzio non diventa tranquillità ma diventa incombente, diventa qualcosa anche quello di negativo, una sorta di tappo che comprime i protagonisti. Abbiamo quindi compreso che il tema della sessualità è estremamente centrale all'interno del cinema di Kim Ki-duk.
Ki-duk. E il regista coreano lo mette la sessualità al centro anche del film del 2004, La Samaritana. Il film è appunto una ricerca del significato più profondo del sesso, inteso come un incontro, tra virgolette, di anime. Non una passione semplicemente carnale da sfogare, ma proprio una commistione di sentimenti, proprio nel senso più profondo del termine. E lo fa scegliendo un punto di vista estremamente complicato da trattare, sia da un punto di vista visivo, scegliendo di non mostrare esplicitamente degli atti sessuali, e questa è una cosa abbastanza complicata, sia scegliendo come protagonista in realtà proprio una prostituta, quindi la figura che probabilmente meno ci aspetteremmo possa incarnare questo tipo di modello. E in particolare non solo una prostituta, ma anche la sua migliore amica, che comincia, senza voler far spoiler, a concedersi ai clienti, agli ex clienti della sua amica. Quindi una cosa estremamente originale, complicata, ma davvero anche visivamente stupenda. E sul concetto di amore è incentrato anche l'altro film del 2004, che sicuramente è uno dei più famosi della filmografia del regista. Il film è Ferro 3 ed è una storia d'amore estremamente originale, intanto per come nasce e per come si conclude soprattutto, ma è soprattutto attraverso la tecnica con cui viene raccontata la storia che il regista mostra tutta la sua capacità artistica. E nel film è quasi totalmente assente la voce dei protagonisti. Proprio la comunicazione del loro amore passa attraverso la gestualità, le carezze, gli sguardi, in una capacità tra l'altro espressiva da parte degli attori fantastica, e soprattutto, ripeto, da una sensibilità artistica da parte del regista, che riesce a rendere tutta questa storia estremamente godibile anche al cinema occidentale, che non era molto abituato a questo tipo di trattamento e che soprattutto è rimasto sbalordito alla fine del film, quando diciamo la storia trova la sua conclusione. Quindi è assolutamente da vedere, perché è un film impressionante nel senso positivo del termine. Questa settimana non ci saranno domani sui miei social altri 5 film, ma ve ne regalo uno oggi. Arirung del 2011 è una vera e propria videoconfessione, una sorta di documentario dello stesso regista sulla lavorazione del film Dream del 2008. Durante la lavorazione di quel film la protagonista rischiò di morire in una scena in cui fingeva di impiccarsi. Questo evento scosse talmente il regista che decise di abbandonare le scene, si ritirò non solo dalla produzione di film, ma anche da tutto il suo entusiasmo produttivo ed artistico, per vivere quasi da eremita e insomma per poi sfogarsi attraverso questo documentario e trovare lo slancio per altre opere. Il film quindi è estremamente significativo se volete comprendere quale fosse la personalità di questo artista.